Il comune di Avellino vota il via libera alla liquidazione dell'istituzione Teatro Gesualdo. In aula va in scena il processo alla gestione targata Cipriano. Durissimo il sindaco Foti nella sua relazione, critiche feroci dai banchi della maggioranza. Il primo cittadino parla di poca trasparenza nei conti, di gestione personale autoreferenziale, di teatro usato per promuovere la propria immagine. Foti, sulla base delle informazioni raccolte dal commissario liquidatore e dai tecnici, parla di documentazione carente e lacunosa, gare e incarichi caratterizzati da assoluta discrezionalità a manchi di cassa. Con la chiusura dell'istituzione, il Gesualdo passa nelle mani del Teatro Pubblico Campano, opposta alla ricostruzione di Cipriano, che carte alla mano smonta le accuse e rilancia. Non ero allineato, perciò mi hanno fatto fuori. Insomma, un disegno politico per metterlo da parte, anche perché Cipriano è pronto a candidarsi a sindaco. Ieri è stato un consiglio comunale umiliante, è stato un consiglio comunale da volta stomaco e non solo per me e per i componenti del consiglio di amministrazione che sono voluti venire ad assistere, ma lo è stato per le maestranze che hanno dovuto sopportare ancora una ennesima sceneggiata, chiusasi per fortuna almeno con un voto a loro favorevole, ed è lo è stato soprattutto per la città di Avellino. Alle mie spalle ci sta l'unica verità di questa storia che dura da oltre 2 anni, cioè che quella porta, che questo teatro è chiuso. Il teatro Carlo Gesualdo è chiuso ed è chiuso da quando io e il consiglio di amministrazione si è dimesso. L'unica parola che il sindaco non è riuscito a pronunciare ad alta voce, al di là di una serie di bugie e di falsità, è questa che lo stesso consiglio comunale ha scritto nella delibera di ieri, e cioè che i signori consiglieri comunali hanno votato la liquidazione del teatro Carlo Gesualdo con 1.780.000 euro di crediti, di soldi che questo edificio alle mie spalle, adesso il comune di Avellino, avanza. Quindi ieri sera si è fatto fallire l'unico teatro in Italia con 1.800.000 euro di utile. Allora, mi sarei aspettato un minimo di verità su questo, perché il documento che ho tra le mani non è quello di Luca Cipriano, non è quello compilato da me, guarda caso però coincide con quello che ho sempre detto. Ma è un documento che ha votato l'Aula ieri, e in questo documento il Comune di Avellino dice che ci stanno da pagare più o meno 700-800 mila euro di debiti, però ci sta 1.700.000 euro, sta scritto qua, di crediti. Allora, se il sindaco Foti sa ancora fare le addizioni e le sottrazioni, cosa di cui dubito fortemente, la somma dei debiti e dei crediti dice che questo teatro è stato chiuso ed è stato fatto fallire con 1 milione di euro di utili.